Bene, ci siamo. Arrivo subito. Eccoci qua, ciao, ciao a tutti, ci siamo, mamma mia, già in 170, bentornati, come state? Tutto bene? Ciao Stefano, Nicola, Alberto, Enos, Matteo, Ise, Fabio, Gennaro, ciao, ciao Mario, ciao Massimo, ciao Paolo. Intanto volevo salutare, che me l'hanno chiesto espressamente, Dimonios Bike di Caribonia Sassari. Un caro saluto a tutta la Sardegna, a sud della Sardegna. Ciao Paolo, ciao Riccardo Borsato, ciao Marco, ciao Walter, ciao Marco, Paolo, ciao Giorgio. Che ore sono? 57, quindi questa sera iniziamo puntuali da 3 minuti, aspettiamo che si mettano tutti quanti online, siamo già in 2.50. Mi è stato chiesto da Diego in privato, intanto grazie mille a tutti quelli che mi mandano messaggi in privati e mi scuso con tutte le mail che mi arrivano, tranquilli, le vedo e risponderò un po' alla volta. Intanto grazie mille a Alessandro che è riuscito ad arrivare a casa in tempo, grande, sta facendo consegne, sta facendo un servizio veramente eccezionale. Servizio morale alto col vino di Muraro, grandissimo sponsor ufficiale di queste serate. Allora, una cosa importante che mi hanno chiesto, pane e salame questa sera alle 21.15, sì, con i miei due miti di gioventù e poi ci abbiamo corso assieme, Andrea Ferrigato e Fabio Baldato, vi ricordo, 21.15 nel live show di questa sera alle 21.15, ma una cosa che mi ha chiesto Diego, molto importante, facendo rulli così tutti i giorni, se ci sono problematiche nel sottosella, pantaloncini, tutte queste cose qui, come fare nonostante metto la crema o male. Allora, per i pantaloncini, come vedete, queste sono comunque situazioni molto stressanti perché si suda molto, quindi è molto importante capire che sì, vanno bene le creme, ma non esagerate con le creme. La cosa importante è che abbiate un fondello molto ma molto traspirante e guardate la qualità del fondello, che sia traspirante e soprattutto che sia della taglia giusta, nel senso che si tende ad avere il pantaloncino troppo largo e sfregola dentro e questo crea degli attriti, per cui la componente fondamentale è quella della traspirabilità. Allora, ci siamo, partiamo tranquilli tranquilli. Ciao Andrea, ciao, ciao Diego, ciao Ninni. Allora, oggi giornata di allenamento, di transizione attiva e domani andiamo a fare il terzo giorno, poi domenica riposo, quindi se avete seguito tutti questi allenamenti fino adesso, questa sera si lavora diciamo tra fondo medio e fondo veloce. Un saluto anche a Napoli, ciao. Si lavora tra fondo medio e fondo veloce, quindi percezione di fatica per chi non ha i watt o la frequenza cardiaca sempre di 7, 8 su 10. Lavoriamo proprio sulla vostra abilità e questa sera viene fuori chi ha lavorato nel corpo dell'insieme durante l'inverno, perché faremo proprio delle cadenze precise e un minutaggio preciso in piedi, quindi andremo proprio a sviluppare bene quella che è l'arte di economizzare le energie, di economizzare tutto il sistema tonico posturale, di capire come essere equilibrati sulla bici, faccia poi tenere un grande vantaggio, grande spinta, grande omogeneità. Quindi andiamo a fare questo allenamento, ci vuole grande coordinazione neuromuscolare questa sera perché faremo una prima fase, diciamo anche andiamo a 100, 105 pedalate al minuto, poi faremo questo lavoro di sitting e standing, che non è altro che un nome per farsi fighi, ma vuol dire un pezzo in piedi e un pezzo seduti, a cadenze precise, lo ripetiamo due volte, e finiamo fartlek, quindi gioco sulle intensità metaboliche delle variazioni. Allora, vi consiglio questa sera di impegnarvi bene, ma se volete fare anche l'allenamento domani, non possiamo andare tutti quanti
alla diciamo, non possiamo andare a tutta oggi. Oggi facciamo un buon allenamento e tenetevi un pelino di energia di domani, che è sabato, e andiamo a richiamare un po' quelle che sono le intensità di gara. Ok? Questa sera vi svegliamo un po' di trucchi, di abitudini, di cose vincenti che abbiamo utilizzato anche noi professionisti quando eravamo in carriera, a beneficio di tutti quanti. Ok? Intanto ci portiamo con calma a 90 pedalate al minuto. Vi faccio le solite raccomandazioni: se siete alle prime armi, state un 20-30% più basso rispetto alle frequenze o l'intensità che vi dico. Se siete super tecnologici, portate pazienza, dobbiamo fare un allenamento, un momento per stare insieme, 500 persone anche stasera, grazie. E se non capite qualcosa, fate come al solito, chiedetemelo in 30 assieme, che così capiamo bene. No, chiedo scusa perché tra le altre cose dovrei pedalare anche io, eh? Ok? Allora, menù di questa sera. Primi 8 minuti e mezzo in pianura, mi raccomando, grande coordinazione muscolare, neuromuscolare. Poi, venitemi dietro le cadenze, questa sera si affina l'arte di andare bene in bici. Ciclisti, con la C maiuscola, e questa sera sarete gli artisti che dipingono il quadro del vostro successo. Immaginate una situazione che vi piace, come vi sentireste in quel contesto, e proiettatevi là, iniziate, visualizzatelo. Su questo schermo c'è questo capellone, ma là dentro, lì, ci sei tu. Ok? Pronti? 2 minuti ancora alla partenza. Allora, questi 2 minuti li uso per salutare tutti. Ciao Carmine, domani la diretta, domani alla sera. Alla mattina lascio spazio agli altri, visto che ci sono tanti altri eventi, per cui lascio spazio anche a chi vuole fare altri eventi domani mattina. Domani sera si torna qua sempre alle 6 e faremo delle intensità di corsa. Ci sono tante opinioni riguardo all'allenamento, che sistema stiamo utilizzando, non si sa quando si torna a correre, ma stiamo utilizzando il sistema della riduzione di volumi, quindi meno ore di quelle che fate di solito in esterna, ma un richiamino sempre per tenere dell'intensità, per tenerle vive, che sia tra un mese, che sia tra due, che sia tra 15 giorni, per farci trovare subito pronti sul pezzo alla ripartenza. Sono in questi momenti che si fa la differenza. Questo me l'ha insegnato la vita, questo me l'ha insegnato 14 anni di professionismo, questo me l'ha insegnato 40 anni di bici. Sono nei momenti dove la maggior parte molla. Sono proprio quelli che fanno la differenza. E chi me l'ha insegnato per prima sono gli ospiti che ci saranno questa sera al talk show. Me l'hanno insegnato che guarda che quando gli altri mollano è lì che fai la differenza. Ciao Tiziano, ciao Gianni, ciao Vincenzo, ciao Cristian, sempre presente. Ciao Ivan. Ok, dai che andiamo. 30 secondi, si parte. Ben concentrato, bene, ci sono anche i giovani, grazie, mi fa piacere. Ciclismo per i giovani, la mia cosa preferita, la cosa più bella, ciclismo giovanile. Si inizia tra 20 secondi, andiamo. 95 pedalate al minuto, fondo medio, 85% di frequenza cardiaca massimale, zona 3 in potenza, percezione di fatica 6-7 su 10, pronto. Ciao il coach Cicci Moore, ciao Stefano, ciao Fabio, ciao Paolo, ciao Luca, ciao Team Crazy Wheels. Ok. Pronti che si parte. 8 minuti e mezzo.
video e andiamo. Dopo, ma qua ci puoi seguire. Italia. Pronti? Cartello tecnologico. Tieni lo stesso rapporto. Questo poi rulli liberi lo puoi fare. Aumenta la cadenza, 100 RPM. 5 minuti relax. Fermi con le spalle. Fermi sopra e sotto mulina. Braccia leggermente piegate. Respiro lungo, non fare la fiatetta, non fare il fiato corto, ciao Renato! Io sto usando un 36-17, ma è relativo, dipende dalla resistenza del tuo rullo. Pronti a salire in piedi? Pronti a salire in piedi? 3, 2, 1, tieni per 10 secondi, su, via. Tanti me lo chiedono.
presto. Fino a 140. Di altissimo livello dal sabato mattina è ricavato online dell'efficienza, per cui se volete andate nella pagina l'allenamento del ciclismo gestito da Ercole della Torre, ho organizzato un bellissimo evento per sabato con tanti coach che si alternano e anche quella giornata sarà una raccolta fondi per quelle cose, ok? Intanto non sudo neanche questa sera. 30 secondi che ho lasciato l'asciugamano in mano, arrivo subito, eh. Allora, adesso molto concentrati, attenzione, attenzione al lavoro che faremo adesso, viaggiamo una salita di 12 minuti, andiamo a fare un lavoro di sitting and standing e andiamo a vedere chi ha lavorato bene, quindi c'è proprio una grande intervento del sistema tonico posturale, un grande intervento del core stability, andiamo a fare questa salita di 12 minuti che sarà un minuto, diciamo, un minuto e mezzo seduti e un minuto e mezzo in piedi. Quando siamo seduti andiamo a 85 pedalate, quando ci alziamo stiamo a 70 pedalate. Ci alzeremo in piedi per 3 volte, un minuto e mezzo, sono lunghe, se vi scappano le frequenze in alto nella fase in piedi vi sedete e state un po' più tranquilli, ok? Quindi 12 minuti di lavoro, si lavora tra zona 3 da seduti e zona 4 in piedi. Si lavora tra fondo medio e fondo veloce, quindi tra l'85 e l'87% frequenza cardiaca massimale. Percezione di fatica 7-8. Intanto partiamo 85 pedalate e una salita.
si va a 70 pedalate al minuto. Zona 4 in potenza fino all'87%. Se la frequenza sta andando fuori soglia, o mettete un dente più agile o calate la cadenza. Hop, 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 hop. È la prima di tre, ce ne sono altre due così. Hop, 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 hop. 30 secondi ancora a piedi, forti con l'addome, morbidi con le braccia. Sella, bacino vicino alla punta della sella. Se stai ondeggiando troppo vuol dire che sei in difficoltà. O cali la cadenza o ti siedi. Occhio che la frequenza cardiaca non scappi fuori. Siamo sempre all'interno della salita, non scendere mai sotto l'85% della frequenza, mai sotto zona 3. E vai, ti siedi. Questo allenamento è fatto per fartelo capire. Pronti? 3, 2, 1, so. Zona 3.5 in watt, 87 fino al 90% in frequenza cardiaca. Guarda anche il mio respiro, non fare il fiatino corto, amministra. Se la cosa ti sta scappando di mano vuol dire che stai esagerando, o cali la cadenza o ti siedi, fissa una linea davanti a te, l'arte suprema del sentire dentro.
85%. Grazie Mirko. Dai. Tranquilli, eh? Andiamo, ultimo minuto e mezzo, poi relax. Zona 4, andiamo in soglia. 3, 2, 1, so. Che tenga, non ci sono numeri, non ci sono libri che tengono, ci sei tu, e i libri ti servono per capire meglio queste cose. Tanto ciao dalla Romania, ciao anche alla Francia, ciao alla Danimarca, ciao alla Gran Bretagna, ciao anche al Sud America che ci hanno salutato, ciao dalla Spagna che ci hanno salutato anche ieri, sempre alle 18 domani. Minuti di relax. Intanto grazie di cuore a tutti quanti. Vi chiedo, fate più foto che potete finché state facendo l'allenamento davanti qui, e poi taggate su Instagram quello che volete, così poi io le rilancio da Instagram e si vedono anche su Facebook, eh? Ok? Abbiamo fatto 3 volte in piedi, certo, adesso riposiamo 3 minuti e facciamo altre 3 volte in piedi, ok? Quindi sta diventando anche un bel concorso, anche quello lì, fotografatevi, mettete l'hashtag su Instagram, poi lo carico, taggatemi, hashtaggatemi, fate quello che volete e poi io vi metto nelle stories di Instagram e in automatico si vedranno anche qui, perché questo qua ormai siete stanchi di vederlo, ma io voglio vedere voi, perché tu sei speciale, tu che sei lì sei speciale.
questo qua ormai lo vedi tutti i giorni, chi se ne frega di sto pelatone, dai. Sei tu il protagonista, tu. Tu che stai facendo i rulli lì, tu che ti ricavi questa oretta, tu che reagisci. Voi 526 in linea in questo momento, siete voi persone speciali che per un'ora evadete con la testa, e questa sera è già venerdì, per cui se uno vuole anche un bicchierino di prosecco, perché no? Dai, o della vostra bevanda preferita. Allora, una cosa molto importante, abbiamo ancora un minuto e mezzo di scarico, quello che volevo dirvi. Allora, avete visto com'è importante mantenere una certa stabilità della parte alta e com'è importante durante l'inverno lavorare anche nella palestra a corpo libero, poli e salita, functional training, e quanto sia importante il core stability. Ma attenzione, non vuol dire fare addominali, perché se abbiamo degli addominali diciamo troppo forti e sproporzionati e il quadrato dei lombi che non tiene, gli addominali spingono indietro, il quadrato dei lombi, al di là della posizione che deve essere perfetta, andrà in crisi. Ma ricordatevi una cosa importante, che è un concetto che faccio ancora fatica a spiegare quando qui faccio il bike fitting, che la stragrande maggioranza dei problemi che si hanno sulle bici è perché le persone non hanno un sistema tonico posturale che è in grado di sostenere la ridistribuzione delle curve fisiologiche che ha un atleta nella bici. Se voi vedete, là dietro una bici da pista, qua una bici da corsa, lì c'è una BMX, là c'è una mountain bike, e non è che io sono un fenomeno, ma riesco a salire da una all'altra senza problematiche, ho avuto questa fortuna di farla, per cui lavorate molto in palestra a corpo libero, ampiezza del movimento, lavoriamo sull'instabilità, fatevi seguire da persone comunque titolate, perché gli esercizi fatti ad cazzum servono a niente, per cui anch'io sono uno che fa tutorial, va benissimo, guardate il tutorial, ma fatevi seguire sempre dei professionisti, in one to one ancora meglio. E è molto importante che capiate questo, anche perché se noi non siamo bilanciati, qui in questa parte si crea tutta una serie di energia cinetica segmentaria che crea degli scompensi e delle dispersioni di forza, per cui in questa parte qua noi dobbiamo essere molto tonici per limitare queste dispersioni di energia cinetica e riuscire a scaricare tutto sui pedali. Per cui una volta per tutte, ciclisti di tutto il mondo, la palestra a corpo libero con dei laureati in scienze motorie, con dei personal trainer titolati, è fondamentale per il ciclismo, per cui non serve continuare a spendere un sacco di soldi per comprare super bici, anche a me piacciono, prendetele, ma fate un investimento con un percorso di professionisti che prima di tutto vi sistemino il sistema tonico posturale. Ok? Pronti? Dai che andiamo, altre tre volte in piedi come avete fatto adesso, ma si parte subito in piedi a 70 pedalate al minuto, pronti? Altri 10 minuti di salita. Dai che andiamo, via. Immaginatevi una salita del 6%, siete più caldi, adesso avete capito bene l'esercizio, si ripete quello che abbiamo appena fatto, solo che si fa in piedi, via, 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 via. E lo sapevo che Max usciva con la sua, vai, dai, hop, 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 dai, concentrati, non c'è poiare, dai, via, menare, come si dice qua, dai, hop. Oh, oh. Ti do troppo recupero, poi vengono fuori le cagate, no? Ciao Claudio Licheri, artefice di questa iniziativa. Ciao Claudio! Hop, 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 hop. Su ancora un minuto, belli brillanti come il sole, artefici dei vostri successi, artisti del pedale. Disegna il tuo quadro più bello, la tua condizione, sei speciale e lo sai, dai, 50 secondi, hop, 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 531 cuori che battono, andiamo, hop, hop. E intanto è saltata la musica, non importa, tieni, hop, 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 tieni duro, hop, 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 hop. Andiamo a 85 pedalate
E ci voleva prima o dopo. Arrivo subito, tieni le 85 pedalate. Dai che ci siamo. Sempre 85 pedalate. Tieni. Caduta, ci si rialza e si riparte. Tutto live e finalmente è successo. Al 90% di frequenza cardiaca. Un minuto e mezzo. Hop, 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 hop. Spingi sempre. Non saltare. Guarda qua. Hop, hop, hop. Fissa una linea. Fissa un punto davanti a te. È sempre andata tutto bene? Gli errori, le sbagli, le cadute, le volte che sono arrivato ultimo, non le vittorie, le volte che sono arrivato ultimo ed ero esistito la ricchezza che voglio mettere a tua disposizione. Dai che andiamo, chi se ne frega della vittoria? Io voglio raccontarti di come ho resistito quando sono arrivato ultimo. Voglio raccontarti del bambino grasso che gli hanno detto che non avrebbe mai corso in bici. Voglio raccontarti di quel bambino che ha fatto 14 anni il professionista. Mi siedo. Voglio che ti prendi la furlanite. Andiamo, giù. La furlanite è tutto questo. Quando ti dicono che non ce la fai, fai così. Come mi ha insegnato il mio amico Vinale. Fai e vai avanti come uno schiacciasassi. Ricordati, allontanati dai distruttori di sogni. E vai avanti come fa il ciclista. Allontanati.
ultimo minuto e mezzo, zona 4, andiamo in soglia, 8, 9 su 10, per chi non ha strumentazione, segui la mia cadenza. Sprinellando, facendo sta roba qua, siediti oppure cala l'intensità. Lavorate sulla purezza d'esecuzione. Questa è la serata arte del pedale. Ciao, ciao Achille, ma che bello, anche gli esordienti, mi raccomando, vai tranquillo, perché sono un po' pesanti per te questi allenamenti, so che avrai qui di fianco, lì di fianco chi ti consiglia. Per il finale, se stai per scoppiare, Giorgio, vuol dire che hai esagerato, non era l'intento di questa sera. Si può allenarsi senza distruggersi, ok? Mettetevelo bene in testa, questo di concetto qua. Non bisogna distruggersi sulla bici, Stiamo facendo fatica, ma la fatica... Ciao, ciao Sabrina, ciao, bellissima, juniores primo anno, grazie Marcello. Non è finita, 5 minuti e mezzo, sempre sotto controllo, tenete la gamba per domani, lavoriamo ancora sulla coordinazione neuromuscolare. Ciao Monica, esordiente secondo anno, bellissimo, i giovani, fantastico. A proposito, se volete andate a vedere il mio sito AF360 Bike Academy, da 6 anni facciamo un'academy multidisciplinare con i ragazzini. Guardatevi domani di nuovo Gabriele alle 6 e questa sera 21:15 aneddoti dei ciclisti, quelli in quando c'era tanta ma tanta classe. Fabio Baldato e Andrea Ferrigato in diretta, in confidenza questa sera. Signori, abbiamo qualcosa come più di 30 giri, 50 classiche monumento. Fabio Baldato due volte secondo al Fiandre, vincitore Tapper Tour, Vuelta, anche Andrea Ferrigato, Coppe del Mondo, chi più ne ha più ne metta. Ok, questa sera un parterre del Roi, 21:15 per l'Angelo Fulano 360 Talk Show. Ok, allora ci siamo, andiamo a lavorare in fatlek, lavoriamo sull'intensità di fatica, lascia stare watt, frequenza cardiaca, 6, 7, 8 su 10 la percezione di sforzo, si lavora tra 100 e 110 pedalate al minuto. Ok, andremo a fare un minuto e mezzo a 100 pedalate e un minuto a 110 pedalate per 3 volte, ok? Classe 64, va a quel posto là, come si dice in Veneto. Dai che ci siamo. Allora, ancora 2 minuti. 2 minuti prima della parte finale, quindi li usiamo per salutare voi che siete i protagonisti, sei tu, quindi ciao Roberto, ciao Nicole, ciao Matteo, ciao Roberta, Masha, Salvino, e come ogni sera, alla batteria, il rumore del vostro cuore. Al basso, la potenza che avete. Alla voce, l'urlo, il fulminante di vittoria. Alle chitarre, il suono della rivincita. E quindi guarda quello che ti aspetta. Un minuto di emozioni.
Ancora! Vai pieno di endorfine! Ciao Antonio! Ciao Cristina! Un minuto alla partenza! Metti un apporto agile, lascia stare la frequenza, non andare in debito d'ossigeno. Adesso io uso 36, sì, stai dietro la mia cadenza, prepariamo la gamba per domani. Mettete anche il rapporto più agile se volete, ma state dietro la mia cadenza, ok? 6 minuti e mezzo, vediamo chi è agile. Chi non è agile si accorgerà di quanto si è impastato le gambe quest'inverno. Bisogna avere forza, potenza e agilità. Dai che lavoriamo sull'agilità ancora. Sotto, giù, si parte, ultimi 6 minuti e mezzo di oggi, 100-110 pedalate, tra 100 e 110, segui le mie gambe, lascia stare frequenza, cadere, lascia stare watt. Pensate che a me vada tutto bene, eh? Tu sei il protagonista che sei qui.
alzare in piedi a tua discrezione come vedi in esterna. Grande Nadir, il nostro talento della mountain bike. Ciao! Abbiamo i talenti della mountain bike anche all'ascolto. Splendido! Ciao Nadir! Seconda di tre, stai dietro le mie gambe. Perché sei grande. Un minuto e mezzo all'euforia, un minuto e mezzo al godimento. Un minuto e mezzo a star da Dio. Oh, occhio che la frulla lì è in agguato. Tieni lo stesso la foto. Senti il profumo umido, guarda la linea dell'arrivo, ultimo chilometro che percorrerai a 60 km orari di media, e che andiamo 60 secondi ed è finita. Late. On the road, pushing 95 till I'm on your street. Time is running by, don't let it get away. Cinque, it's going down tonight, where I'm gonna be. Due.
sera abbiamo giocato di fino, eh. Abbiamo unito esperienze ataviche di ciclismo a metodologie moderne. Nascoste nella musica ci sono allenamenti molto tecnici. Non posso mica dirvi tutto, eh. Anche perché sennò scappate via. Se parliamo troppo complicato. Ciao Chiara, bravissima anche lei, istruttrice di spinning. Ciao Chiara, ciao Margherita, grazie. Ok, 2 minuti ancora per i saluti, 57 minuti di lezione, più la mezz'ora che avete fatto. Fate la doccia, prima fate lo stretching, seguite le metodologie, almeno 30 secondi di esercizio. Andate davanti allo specchio e dite: sono brava o sono bravo. E oggi, ancora un'altra volta, grazie alla bici, hai tirato fuori la miglior parte di te. Vai davanti allo specchio, guardati e dici: io ho gli attributi, perché tu hai gli attributi. Vieni qua tutte le sere con sto pelatone a far fatica. Grazie, siete la mia linfa vitale. Ok? Bene, 30 secondi e andiamo. Questo è il ciclismo. Grazie Corrado, grazie Ise, ciao Claudio. Claudione, sarà già il terzo allenamento che fai oggi, immagino. Tranquillo, vacci piano con i miei rulli che te me fondi tutto, con le potenze che hai. Grande, grazie Nicola, grazie Davide, grazie Leonardo. Bene, non ha sudato niente Antonio, bravo, beato te, come vedi neanche io. Come al solito, mi vanno sempre i capelli sugli occhi. Vi ricordo, grazie a Claudio Ligheri, che è promotore di questa iniziativa. Questa sera 21:15, due atleti di quelli veri, ciclismo anni 90, 2000, gente che agli integratori preferiva pane e salame, gente che il bicchiere di vino rosso ogni tanto se lo beveva, i miei maestri, i miei idoli, che sono diventati anche i miei fratelli. Non perdetevi questa sera in un virtuale camino. Un abbraccio dall'Italia, 21:15, siete online in 463, non mi dite che non lo sapevate, siete 464 che stanno guardando, 21:15, due icone del ciclismo mondiale, ciclismo quando ancora c'era tanta classe e un po' meno tecnologia, e io lo preferivo, ok? Dai, ci vediamo domani, grazie Samuele, grazie a Ludwig, ciao a tutti, ciao Antonio, vorrei abbracciarvi tutti, ma lo faccio in maniera virtuale. Condividete per andare avanti. Oh, abbiamo bisogno di condividere, fate sapere che c'è questa cosa a più gente possibile. Perché ve lo dico? Perché voglio una volta per tutte che si capisca qual è il vero spirito del ciclismo. Buona Furlanite a tutti, vi voglio bene, grazie Ninni, ciao, continuate a sognare, domani ci vediamo sempre alle 6 e domani, visto che è sabato, facciamo un po' tipo simulazione gara, eh? Ciao!